fermato? Luca Bartoli, lei è la moglie? No, io sono la sorpresa. Ma che cos'è, non la riconosci? Veramente non so. Dovrei. E così? Adriana! Ma che stupido, scusa. Guarda che passato una certa età, se uno che conosci da bambina fa quella faccia, si tende ad interpretare la cosa in un modo peggiore. Il trascinatore alle assemblee, capitano della squadra di pallavolo. Ma figurati, Adriana. Ma certo, mezza scuola, intesa come femmine che gli moriva dietro. Compresa una certa Adriana. Sì, ma non avevo speranze, perché era una misera ginnasiale mentre lui veleggiava già verso la maturità. Pensa che non me ne ero mai accorto. Di tutta quella passione. E che all'epoca ero troppo timida per dichiararmi. Timida tu, non riesco a immaginare. Visto, Michele, nessuno riconosce la mia vera natura. Comunque io non ricomincerei coi piatti, Adriana. Anche perché a Luca, si sa, non piaceva nessuna. Troppo studioso, troppo sportivo. Si appassionava solo alle grandi battaglie. Però ha rischiato di pagarla cara questa passione. Ma si è poi saputo chi ha ammazzato quel povero poliziotto? Adriana. Lo sanno tutti chi erano i mandanti. Io ho letto che ha lasciato una moglie e un bambino piccolo. Vera nobiltà gli Arcalli. Stanno affogando nei debiti, ma guai a parlargli di soldi. E che ci fa un americano con un posto così? Intanto è di origine russa. Ma non hai mai sentito parlare di Pavel Markovich, detto Marcos? Non è un uomo d'affari, è la fantasia che produce miliardi, Luca. Ciao, Adriana. Come sei bella questa sera. E tu come sei bugiardo. Luca Bartoli, tuo prossimo avversario in tribunale, l'avvocato Villani. Perché hai cambiato casa? Veramente ne ho cambiate diverse. Con svariati conviventi, molte amiche. E poi con un marito un po' pazzo che un bel giorno se n'è andato e io sono rimasta. Era riuscito a ricostruire la mappa di intermediari e destinatari di un enorme flusso di denaro. Loro? Stai guardando? Sì. Sembra quasi la ringa di un pentito, no? Oh, non essere sempre così ruvido, Luca. È uno che ha avuto anche i suoi problemi, sai? E poi ho ricominciato a uscirci insieme. Diciamo che ti ho dato una mano a capire. Te lo dovevo. I cavalli vanno cambiati in corsa. E con te ho capito che non c'era niente da fare. Era solo un assaggio. Senti, a me la vera bomba deve ancora scoppiare. Vedrai quanti progressi ha fatto il mio ragazzo. Mi raccomando, non ti perdere la prossima puntata. Basta che non ce l'hai più con me. Con te l'ho persa all'inizio la partita. Ti odio. Riattacca se non mi metto a piangere. Sto rientrando adesso in ufficio. A che ora ti mando la macchina? Quando è la riunione? Alle 4. Se te la mando tra un'ora ce la fai comodamente. Adesso vado in ufficio e lo chiamo. Scusi. Di nulla. Sì. Grazie al cielo, il medico ha detto che è solo un'influenza. Vediamo così. Sì, chi è? Sono Camilla Ruggeri. Deve salire, signore. Grazie. Mi apro. Vieni, entra. Sono sicura che non ti aspettavi una visita da parte mia. Verissimo. Ma se sei qui, ci deve essere un motivo importante. No, preferisco restare in piedi, grazie. Devo ammettere che tra noi non c'è mai stata molta simpatia. Ti prego, non prendiamoci in giro, Bruno, non oggi. Lo so, lo so, lo so. È assurdo. Io non so neppure da che parte cominciare. E non è tutto. Aspetta. Quel bambino è il figlio di Michele. Ed anche questo, vede, non lo so da un pezzo. È fortunato, Michele, ad avere un'amica come te. Già. Devo parlare, subito. Camilla, per favore, non è il momento. Michele è ancora troppo debole, ha bisogno di riposo. Avrete tutto il tempo per parlare. Va
passi di mano. No, Michele, io ti devo parlare adesso. Dillo, non ti ho mai visto così. Deve essere veramente importante quello che mi devi dire. Lo è. Michele, per favore, ti porto a casa, andiamo a riposare, dai. Ci sarà il momento per parlare. È importante, credimi. No, tu vai, non ti preoccupare, mi ti accompagno qui. Volevo farti gli auguri per il tuo bambino, Paola. Grazie. E comunque non credo che devo ringraziarti solo per questo. Gentili mi ha raccontato tutto. Io voglio molto bene a Michele. Gli voglio bene davvero, Paola. E ho tentato in ogni modo di riconquistarlo, ma è stato inutile. E quindi sono tornata indietro. Era giusto così. Scusa, voglio dirti un'ultima cosa. Io ho sbagliato molto. Ho detto tante bugie. Ma credimi, l'ho fatto solo per amore. Sei stata a far visita alla bella vedovella, immagino. Ho scoperto qualcosa di interessante. Che domanda stupida. E io che me la prendo ogni volta che mi dici che ho un cervello di gallina. Nei vostri incontri avete altro da fare che parlare del defunto marito, no? Beh, non so niente. Diciamo che ci sei andato soltanto per portarle quelle due valigie piene di quaderni. Ma secondo te cosa ci fa? Se le rivende al mercato nero? Invece di dire tante sciocchezze, perché ogni tanto non te ne stai in silenzio? Perché sono una donna sincera. Sincera? Tu? Basta, sei l'unica persona che conosco che riesce a mentire anche a se stessa. Visto? Oh, scusami, Thomas. Mi ero completamente dimenticata che avevi ospiti a cena. Lei è mia cugina Blanche. Tu, Alma, già la conosci. Certo. Come va, cara? Mi sono perso lo spettacolo. È stata Blanche. Che ne sapevo che c'era. Non mi aveva detto niente, Thomas. Sì. Mi secca. Mi secca che ci abbia visti insieme. Che problema c'è? Non è che mi sembra tanto sveglio il ragazzo. Che cosa è che sospetti? Mi raccomando, Rita, sei l'unica persona con cui posso contare. Sì. Arrivederci, Cristian. Ho visto il commissario Zegheira che usciva. Una visita di cortesia? Quell'uomo riesce a rendermi nervoso. Beh, sì. In effetti sembra un avvoltoio che non vede l'ora di fendersi sul tuo cadavere. Che meraviglia, Thomas. Mi hai fatto arrivare dall'Italia? Mm-hmm. Avevo giusto bisogno di innovare il mio guardaroba. E questo... Fantastico. Non è della tua taglia. Me lo farò aggiustare. No. Forse non mi sono spiegato bene. Questo non è per te. Non ne ho poi così bisogno. Ma non ti rendi conto che ti sto usando? Perché tu non lo fai. In fondo, se fai questa vita, lo devi solo a me. E poi chi ti dice che non sia io ad usare lei? Io non posso credere che tu abbia perso la testa per una come lei. O forse solo perché non ci sei andata a letto. Questo è quello che pensi tu. Io non mi sbaglio mai. Comunque avremo modo di riparlarne. C'è un problema più importante da risolvere. Meglio se restiamo tutti tranquilli. Tu vai di là. Tu sta qui. Alma, vieni con me. Alma. Luis.
hai perso, Thomas. E io sul carro perdente non ci salgo. Sono disposta a collaborare, commissario. A raccontare tutto sui traffici di Thomas Grasso. Mi faccio andare. Sei una puttana. No. Sei pazzita, c'era bisogno di ammazzarlo. Preferivi farti arrestare. Domani è il compleanno di Flick. Boh.